Cari fratelli e sorelle, la lettura del sesto capitolo del Vangelo di Giovanni, che ci accompagna in queste domeniche nella liturgia, ci ha condotti domenica scorsa a riflettere sulla moltiplicazione delle pane e con quali il Signore ha sfamato una folla di 5.000. E abbiamo riflettuto sull'invito che Gesù rivolge a quanti aveva saziato di darsi da fare per un cibo che rimane per la vita eterna. Gesù vuole aiutarli a comprendere il significato profondo del prodigio che ha operato nel saziare in modo miracoloso la loro fame fisica. Li dispone ad accogliere l'annuncio che egli è il pane disceso dal cielo che sazia in modo definitivo. Anche il popolo ebraico, durante il lungo cammino nel deserto, aveva sperimentato un pane disceso dal cielo, la manna, che lo aveva mantenuto in vita fino all'arrivo nella terra promessa. Ora Gesù parla di sé come del vero pane disceso dal cielo, capace di mantenere in vita non per un momento o per un tratto di cammino, ma per sempre. Lui è il cibo che dà la vita eterna, perché è il figlio unigenito di Dio che sta nel seno del Padre, venuto per dare all'uomo la vita in pienezza, per introdurre l'uomo nella stessa vita di Dio. Nel pensiero ebraico era chiaro che il vero pane del cielo che nutriva Israele era la legge, la parola di Dio. Il popolo di Israele riconosceva con chiarezza che la Torah era il dono fondamentale e duraturo di Mosè e che l'elemento fondamentale che lo distingueva rispetto agli altri popoli consisteva nel conoscere la volontà di Dio e dunque la giusta via della vita. Ora Gesù, nel manifestarsi come il pane del cielo, testimonia di essere lui la parola di Dio in persona, la parola incarnata attraverso cui l'uomo può fare della volontà di Dio il suo cibo che orienta e sostiene l'esistenza. Dubitare allora della divinità di Gesù, come fanno i giudei del passo evangelico di oggi, significa opporsi all'opera di Dio. Essi infatti affermano: è il figlio di Giuseppe, di lui conosciamo il padre e la madre. Essi non vanno oltre le sue origini terrene e per questo si rifiutano di accogliere come la parola di Dio fattasi carne. Sant'Agostino, nel suo commento del Vangelo di Giovanni, commenta così: erano lontani da quel pane celeste ed erano incapaci di sentirne la fame. Avevano la bocca del cuore malata. Infatti questo pane richiede la fame dell'uomo interiore. E dobbiamo chiederci se noi realmente sentiamo questa fame, la fame della parola di Dio, la fame di conoscere il vero senso della vita. Solo chi è atterrato da Dio Padre, chi lo ascolta e si lascia istruire da Lui, può credere in Gesù, incontrarlo e nutrirsi di Lui e così trovare la vera vita, la strada della vita, la giustizia, la verità, l'amore. Sant'Agostino aggiunge: il Signore affermò di essere il pane che discende dal cielo, esortandoci a credere in Lui. Mangiare il pane vivo, infatti, significa credere in Lui. Mangiare il pane vivo, infatti, significa credere in Lui, e chi crede mangia in modo invisibile e saziato, come in modo altrettanto invisibile rinasce a una vita più profonda, più vera. Rinasce di dentro, nel suo intimo diventa un uomo nuovo.
Invocando Maria Santissima, chiediamole di guidarci all'incontro con Gesù, perché la nostra amicizia con Lui sia sempre più intensa. Chiediamole di introdurci nella piena comunione di amore con il Suo Figlio, il pane vivo disceso dal cielo, così da essere da Lui rinnovato nell'intimo del nostro essere. Angelus Dominum servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, gratiam tuam quesmus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filio tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Cari fratelli e sorelle, il mio pensiero va in questo momento alle popolazioni asiatiche, in particolare delle Filippine e della Repubblica Popolare Cinese, duramente colpite da violente piogge, come pure a quelle del nord-ovest dell'Iran, colpite da un violento terremoto. Questi eventi hanno provocato numerose vittime e feriti, migliaia di sfollati, ingenti danni. Vi invito ad unirvi alla mia preghiera per quanti hanno perso la vita e per tutte le persone provate da così devastanti calamità. Non manchi a questi fratelli la nostra solidarietà e il nostro sostegno. J'ai appelé un francophone, je suis heureux de vous accueillir à Castel Gandolfo pour la prière de l'Angélus. L'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle que Jésus est le pain de vie descendu du ciel. Mangé avec foi, ce pain transforme nos existences. Il nous pousse au partage avec nos frères et nos sœurs qui ont faim de nourriture matérielle et spirituelle, et surtout d'amour, d'amour et d'espérance. Que la Vierge Marie vous aide à centrer toujours vos vies sur son Fils Jésus, présence parmi nous de l'amour de Dieu, notre Père. Bon dimanche à tous!
I am pleased to greet the English-speaking pilgrims gathered for St. Angelo's prayer. The readings from today's Mass invite us to put our faith in Jesus, the bread of life, offers himself to us in the Eucharist, and promises us the joy of the resurrection. During the summer holidays, may you and your families respond to the Lord's invitation by actively participating in the Eucharistic sacrifice and by generous acts of charity upon all of you and invoke his blessings of joy and peace. Gern heiße ich alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache willkommen. Besonders die Jugendlichen aus dem Feriencamp in Ostia. Im Tagesgebet des heutigen Sonntags bekennen wir, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen. Denn er hat uns an Kindesstatt angenommen und uns den Geist seines Sohnes gegeben. Und zugleich bitten wir den Herrn, dass wir in diesem Geist wachsen. Wir wachsen, wenn wir uns von Gott führen lassen und seinem Sohn Jesus Christus glauben. Er ist das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist zum Leben dieser Welt. Nähern wir uns von diesem Brot, damit wir eins sind mit Christus, immer mehr in ihn hineinwachsen und das Leben erlangen, das für immer bleibt. Der Heilige Geist mache euch zu wahren Kindern Gottes und leite euch auf allen euren Wegen. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Así como el profeta Elías fue alimentado en su camino hacia el Horeb, el monte de Dios, también nosotros necesitamos el alimento espiritual que nos ayude en el camino de nuestra vida. Este alimento es Cristo, que con su muerte y resurrección nos ha abierto las puertas de la vida eterna. Él es el pan vivo que ha bajado del cielo para que todo el que coma de él tenga vida. Acerquémonos al sacramento de la Eucaristía con una fe, un amor creciente. Allí Él nos da su cuerpo y su sangre y podemos gustar qué bueno es el Señor, qué grande es su amor por nosotros. ¡Feliz domingo! Certezza per viene che ruin dopo l'acuf. Moetro. Moetro si. Continui un suo nauke o taimnici Eucharisti, Jesus opiava ci scebie, jako je psiccia i renkonjen naše nešmirtelnošći. Skuim poco viarum, pšimujnigo komuni švijente, abi Bože žiče cvavo nas, teraz i na vijeki. Sesa vam Bogoslavijem. E saluto infine con affetto i pellegrini di lingua italiana. In particolare mi rivolgo
ai giovani di Vigonza e Pionca, ed auspico che le esperienze formative di questi giorni rafforzino la loro fede e il vostro amore a Cristo e alla Chiesa. A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana, buona domenica a tutti voi, grazie per la presenza.